Ed eccoci qui nel recappino consueto e che continuerà per quanto riguarda la Youth League, più parleremo anche dell'Italia Under 16, ma ne riparleremo, sì, perché la nazionale di Mister Zoratto sta affrontando due amichevoli, la prima che si è giocata mercoledì contro l'Olanda e l'altra che si giocherà sempre contro l'Olanda, ma domani venerdì. Non so quando uscirà il video, forse uscirà addirittura venerdì, comunque giocheranno venerdì, quindi ne parleremo poi successivamente. Nel frattempo parliamo della prima partita, poi andiamo in Youth League, un'Italia che conferma un buon periodo di forma dopo le buone uscite che ci sono state contro la Spagna nel mese di settembre. È arrivata questa prima vittoria nelle due partite contro una buona nazionale come quella olandese, che era anche passata in vantaggio grazie al gol di Yunusov, l'hanno ribaltata Campaniello e Comotto per l'Under 16 di Mister Zoratto, che quindi è riuscita a portarsi a casa questa vittoria, che ovviamente vale poco in quanto parliamo di un amichevole, però sono match e confronti importanti per la crescita e la consapevolezza dei ragazzi. E parlando di ragazzi, parliamo di Youth League. Attenzione, questa settimana è iniziata anche la fase playoff vincenti. Sono due infatti le fasi che compongono la Youth League, quella a gironi e che riguarda le squadre che nei campionati si sono qualificate di diritto a fare la Champions League dei giovani, e poi c'è un'altra fase, quella delle squadre che hanno vinto i propri campionati. Magari squadre che hanno vinto i campionati minori, il Lecce che ha vinto con l'italiano, ma che ovviamente la prima squadra non è in Champions League. Quindi queste squadre qui che meritano comunque uno spazio, visto che hanno vinto i propri campionati, si affrontano, si confrontano nella fase playoff, due turni: il primo turno eliminatorio, le semifinali, gara andata e ritorno, e il secondo turno. Usciranno fuori otto squadre che affronteranno le otto seconde dei gironi classici della Champions. Quindi questo è un po', diciamo, il fattore in più. In questo senso ha giocato il Lecce la gara di andata contro l'Olympiakos. Purtroppo i ragazzi di Mister Coppitelli sono crollati 3-1 contro i greci, in particolare dopo un rosso che è arrivato nel corso della partita. Dispiace, c'è ancora ovviamente una gara di ritorno che potrà essere utilizzata per ribaltare la partita. Un Lecce che è una buona squadra, tutto sommato, non sta facendo benissimo in campionato, ho visto diverse gare e diciamo che la squadra è un po' in difficoltà, però secondo me può giocarsela. Un Olympiakos che tra l'altro passa in vantaggio dopo l'espulsione di Zivanovic, che in 2 minuti si fa espellere. Tra l'altro Lecce, vi ricordo che ha schierato Lampinen tra i pali, Addo, Paschalau e Zivanovic in difesa, Agrimi, Baxter, Vulturar, Gromek e Minerva a centrocampo con Kodor e Burnete. Quindi qui Burnete lo si è fatto giocare. Gol invece dell'Olympiakos di Papacanello, scappa le marcature, la pareggia Paschalau su assist di Vultural, però poi nel finale esce fuori la formazione greca, prima con Kostulas e poi con Pnevmonidis, e quindi vincono i greci 3-1. Peccato, ancora le chance di ribaltarla ci sono, speriamo, perché vorrebbe dire tanto andare a giocarsi la finale di questi spareggi, poi eventualmente la gara contro le seconde di questa Champions. Detto ciò, com'è andata la seconda giornata per le italiane? È andata così così. Partiamo in ordine così sparso dal Milan, che vince contro il Dortmund 2-1, vittoria molto importante per i ragazzi di Mister Abate, che in classifica in un girone molto delicato con il Newcastle, con il PSG, sono primi a 6 punti, con 6 gol fatti e solo un gol subito, dopo il 4-0 che ha rifilato al Newcastle alla prima. Un Mister Abate che quest'oggi, o meglio, in questa partita ha schierato, se si caricasse mi farebbe
Un enorme piacere. Comunque, vittoria molto importante in trasferta per un Milan che si conferma ad alti livelli. Già l'anno scorso fece un ottimo percorso in questa Youth League e speriamo che anche quest'anno possa confermarsi in tal senso. In porta Bartoccioni, Gimenez, Nsiala, Simic e Bakuna in difesa, Zeroli, Malaspina e Delé tu a centrocampo, Scotti, Xhaka Traoré e Sia per il Milan, tra l'altro subentra Camarda, non so perché sto dicendo Bonarda, comunque subentra Camarda, un mix tra Camarda e Bonomi, vabbè, subentra Camarda, giocatore che sta facendo molto bene. I due gol sono di Sia e di Zeroli, entrambi nel primo tempo, entrambi su assist di Xhaka Traoré. Non basta il gol di Brunner per il Dortmund. Per quanto riguarda le altre, il Napoli cade 4-0 contro il Real Madrid. Purtroppo c'è una netta differenza tra le squadre e lo si è visto. Un Napoli che non può niente contro i Blancos. Turi in porta, Mazzone, De Luca, Gambardella, se non erro, Gambardella e Di Lauro in difesa, Gioielli, De Chiara, Russo a centrocampo con Schiaivi, Vigliotti e Vilardi davanti. A segno per il Real Madrid, tra l'altro reti che sono arrivate nel giro di poco tempo, nella prima frazione di gioco, Garcia su calcio di rigore, poi Moran, Dejanos e ancora Garcia per il Real Madrid. L'Inter pareggia contro, e per quanto riguarda la classifica, ovviamente, perché poi anche quello è importante, diciamo che il percorso è già abbastanza complicato, 0 punti raccolti e Real Madrid e Braga che sono già a più 6, quindi sarà difficilissimo, se non impossibile, ribaltare diciamo il tutto. Per quanto riguarda l'Inter, pareggio interno contro il Benfica, i ragazzi di Mister Civu non vanno oltre il pareggio, termina infatti 1-1 la partita, decisivo il gol di Berenbruch per l'Inter, Rego invece per il Benfica, peccato per l'espulsione di Cocchi che si è fatto buttare fuori al 90esimo, però per il resto un pareggio che tutto sommato ci può stare. Sappiamo molto bene come le realtà portoghesi lavorino bene con i giovani. Cagliari si importa, Aido, Stante, Matias e Cocchi in difesa, Di Maggio, Stankovic, Berenbruch a centrocampo, Kamate, Spinacé e Quieto davanti, quindi diciamo la formazione migliore possibile che spesso abbiamo visto anche in campionato. Un Inter che è ancora assolutamente in corsa, 2 punti raccolti, così come il Benfica, prima il Salisburgo a quota 4 e ultima la Real Sociedad a 1 punto. E chiude la giornata, non per importanza ovviamente, la Lazio che pareggia contro il Celtic 1-1, un pareggio che ci può anche stare, la classifica ancora è abbastanza aperta, siamo anche per il Napoli potenzialmente. Il problema è che diciamo la concorrenza è molto forte. Una Lazio che è a meno 2 dell'Atletico secondo, il Feyenoord è primo a 6, quindi ancora se vogliamo lo spazio per provare ad arrivare seconda almeno c'è. Una Lazio che ha schierato tra le altre cose Renzetti in porta, Milani, Ruggeri, Dutu e Bedini in difesa, Napolitano, Bordon e Di Tommaso a centrocampo, con davanti invece Serra, Fernandes e Jordanov. È proprio Sana Fernandes a realizzare il gol per la Lazio su assist di Milani, Carse su rigore all'ultimo per il Celtic, quindi la prima squadra vince all'ultimo la Youth League, la primavera pareggia, o meglio subisce il gol del pareggio all'ultimo. Quindi questo è un po' il recappino, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.